incontriamo Ricci qui con il Comitato della Sanità Pubblica di fronte all'ospedale San Donato, la manifestazione per ribadire ancora il no a questa riforma sanitaria. Perché? Noi siamo assolutamente convinti che questa proposta che ha avanzato Rossi e che ormai è legge della Regione Toscana non è altro che l'anticipo della fine del servizio sanitario regionale. Per tali ragioni abbiamo programmato il referendum che dovrebbe abrogare questa legge, perché siamo di fronte veramente ormai ad una sanità sempre più allo sfascio. Ecco, quali sono i rischi concreti all'attuazione di questa riforma? Ci sono sostanzialmente tre questioni. La prima riguarda questo accorpamento delle aziende sanitarie da 12 a 3. La seconda questione riguarda questa nomina dei cosiddetti dirigenti dell'alta programmazione, che di fatto saranno a cavallo sia del direttore dell'azienda sanitaria che di quello dell'azienda ospedaliera, che avranno il ruolo sostanzialmente di commissari politici, avendo anche di fatto il portafoglio in tasca. La terza questione, ancora quella più grave di tutti, è che con questa legge inizieranno ad essere mandati a casa i cosiddetti esuberi. Si parla di circa 2.000 dipendenti che verrebbero mandati a casa. Per il territorio aretino? 2.000 per la Toscana. Per la Toscana, okay. In percentuale potrebbero essere circa 100-150 al suo Arezzo. Sì. Il che significa sostanzialmente, non essendo questi sostituibili, per la regione un risparmio di 70 milioni, ma per noi chiaramente la fine dei servizi. Certo, quando sono arrivata qui alla manifestazione ho pensato che Rossi è riuscito a mettere insieme bandiere che di solito sono molto lontane tra di loro, dalla Lega Nord al Partito Comunista di Arezzo e al Movimento 5 Stelle. Quando è nato il Comitato Sanità Pubblica, noi abbiamo fatto una proposta a tutti quanti i partiti, che era quella di dire: volete aderire a questa campagna referendaria? La risposta è stata unanime, ad eccezione fatta ovviamente del PD, che non potrà mai partecipare a questa campagna referendaria per ovvie ragioni. Tutti i partiti, dalla destra alla sinistra, si sono compattati per sostenere questo referendum, per sostenere questo comitato, e questo è un motivo d'orgoglio e di vanto per tutti quei cittadini che credono ancora alla sanità pubblica.